tre sconfitte. Antonio Cassano, predestinato per quanto riguarda il derby, ha esordito in Serie A l'11 novembre del 99 in Lecce Bari, il derby più importante in Puglia. E poi ha realizzato tre gol nel derby romano, ha segnato anche nel derby spagnolo, un gol per lui all'Atletico Madrid. Ha esordito con la maglia della Sampdoria in campionato nella gara d'andata, giocando gli ultimi minuti, proprio contro il Genoa. Adesso però è un altro Cassano. Palombo tocca all'indietro senza rischiare per Castellazzi. Pallone che arriva a Cassano, buono lo stop per due avversari, prova a infilarsi Cassano, grande numero, se ne va Cassano, cerca poi Maggio, gran palla, attenzione Maggio, posizione regolare, Maggio, Rubigno e poi il pallone che termina fuori, l'invenzione di Cassano. Sala con il petto, poi spazza via. Grande aggancio di Cassano. Va via Cassano, Criscito, sarà ammonito, cartellino anche per Criscito. Quando fa queste cose veramente da applauso, ha stoppato una palla altissima con grande tranquillità, è ripartito e qui andava via uno contro uno, Criscito non ha temporeggiato, il fallo ci sta tutto e soprattutto l'ammonizione. Importantissimo soprattutto quello realizzato all'Atalanta. Campagnaro lascia sfilare molto bene Maggio, viene messo giù da Danilo, rischia l'ammonizione qui Danilo, sì. Calcio di punizione per la Samp, si arriva, sì, perché in netto ritardo, non ha temporeggiato, è stato molto bene a proteggere la palla Maggio, c'è cascato pronto. Siamo già dall'altra parte con Cassano che riesce ad aprire meravigliosamente per Maggio, Rubigno, ancora Maggio, grande opportunità per lui. È sempre Cassano quello che magari dà là le azioni importanti, perché vede lo spazio per darla sulla profondità dove Maggio, lo ripeto, sta facendo una buona gara solo in fase conclusiva, come nel primo tempo adesso riesce a sbagliare un'occasione veramente d'oro. Occhina di rigore può essere difficile e anche pericoloso perché Bellucci va con grande grinta. La sponda di Borriello a cercare Figueroa, pallone allontanato però da Sala, Del Vecchio, non c'è un secondo di pausa, Bellucci, gran palla, Maggio, attenzione, giù, Danilo, e attenzione perché Danilo Sacramento era già ammonito, verrà espulso, cambia il derby, a mezz'ora dalla fine, il Genoa resta in 10 per il doppio giallo a Danilo. Maggio su questa fascia sta creando seri problemi, anche qui gli ruba il tempo nell'inserimento, deve fare fallo da dietro e giustamente viene riammonito e quindi espulso. Ma più Samp, Riccardo? Campagnaro, il 27enne della Samp, arrivato dal Piacenza, il suo idolo era Javier Zanetti e questa era un'azione insomma alla Zanetti.
Franceschini se ne va, attenzione, possibilità per la Samp, grande giocata, Franceschini, Maggio, Rubigno, Franceschini, si salva il Genoa, incredibile! Beh, Maggio non vuole fare gol oggi perché Franceschini ha fatto un'azione perfetta, è andato in... C'è dubbio, ancora Sampdoria che attacca, attenzione, c'è Cassano che vuole andare fino in fondo, Cassano, Bovo su di lui, un rimpallo, favorisce Cassano, grande giocata, Cassano, attenzione, mette dentro, Maggio, Rubigno, Maggio, e c'è il gol, la Sampdoria passa! Maggio al 42esimo, incredibile. 1-0, Maggio. Beh, dentro la curva, quella più difficile ha fatto gol, colpo di testa dopo un'azione meravigliosa, stratosferica di Cassano, ha fatto tutto lui, infatti si è seduto, vuole tutto lo stadio per lui perché ha fatto un'azione incredibile, e poi colpo di testa, Rubigno si supera ancora e poi Maggio da posizione sicuramente molto defilata, trova un gol. Diciamo che se lo può anche meritare per lui, ha avuto 4 palle gol, però ha fatto il gol più difficile, però credo che la Sampdoria, viste le occasioni, si merita questo vantaggio. Guarda cosa fa Cassano, guarda, incredibile. L'invenzione e come la mette sul Cassano, secondo palo, Rubigno strepitoso, lì è difficile, però veramente trova il varco.